Se anche tu sei alla ricerca di un'alternativa a TeamViewer che però sia open source, gratuita anche per uso professionale e che tuteli completamente la tua privacy grazie alla possibilità di configurare un tuo server e di utilizzare quello slegandoti completamente dall'infrastruttura del produttore, hai trovato il video giusto. Ciao, sono Zanne di Turbolab.it e in questo video vedremo come installare e configurare Rust Desk, che si propone appunto come alternativa a TeamViewer, rispetto al quale però è completamente open source e utilizzabile anche per scopi commerciali senza bisogno di pagare nemmeno un euro. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Per svolgere la procedura mostrata in questo video è necessario disporre di un server Linux e avere familiarità con la riga di comando e con il networking in generale. Se invece sei alla ricerca di una soluzione per il controllo remoto più semplice e pronta all'uso senza bisogno di configurare un server Linux, che sia ricca di funzionalità e utilizzabile immediatamente da qualsiasi PC senza bisogno di installare null'altro, dovresti veramente valutare Supremo. Un software di assistenza e controllo remoto simile a TeamViewer, ma che al contrario di quest'ultimo non ti costringe a registrare un account. Per maggiori informazioni su Supremo fai riferimento al video che abbiamo pubblicato qualche tempo fa. Ma entriamo nel vivo della trattazione. Ecco qua, io ho preparato già due PC. Il primo, quello che utilizza appunto Windows 10, è il PC che riceve l'assistenza, quindi tendenzialmente sarà quello del cliente, del nostro parente oppure dell'amico che ha bisogno di ricevere una mano con il computer. Mentre invece quest'altro computer che ho preparato utilizza appunto Windows 11 ed è quello del tecnico che deve offrire assistenza a quell'altro. Quindi sostanzialmente appunto siamo nella situazione in cui PC con Windows 10 viene controllato da remoto, mentre appunto il PC con Windows 11 è quello con il quale interagiamo fisicamente per fornire assistenza all'altro. Ma partiamo dal PC con Windows 10, quindi quello del cliente, e portiamoci sul sito, no grazie, rustdesk.com. eccola qua. A questo punto qui sotto dovrebbe esserci questo pulsante download che ci permette appunto di scaricare nei nostri download questo file Rust Desk, dentro il quale, si tratta appunto di uno zip, c'è appunto l'eseguibile per Windows. Io faccio doppio clic ed eccolo qua che parte il programma. A questo punto possiamo scegliere se installare il programma oppure avviarlo senza installazione. Per questa prima prova facciamo sicuramente avvia senza installazione, e come possiamo vedere, ecco, togliamo in mezzo un po' di finestre inutili, ecco qua che immediatamente chi ben conosca TeamViewer riconoscerà la stessa meccanica di funzionamento. Quindi c'è appunto un ID che dovrà essere comunicato dal appunto PC che deve ricevere assistenza al tecnico per potersi collegare, e qui sotto chiaramente possiamo vedere la password che è stata auto generata appunto per questo computer e che il tecnico dovrà inserire. Ciao, scusa per l'interruzione. Se il video ti piace, ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere. Per me è sempre davvero estremamente importante. Quindi grazie davvero se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Torniamo al video. Ma vediamo immediatamente cosa succede dal PC del tecnico. Quindi spostiamoci da quest'altra parte. Facciamo la stessa cosa, quindi rustdesk.com, qui possiamo procedere al download oppure anche allo scaricamento del programma in versione portable per chi debba semplicemente offrire assistenza a qualcun altro. E appunto io ho già scaricato di nuovo lo stesso zip di prima. Possiamo di nuovo anche qui avviare il programma e poi scegliere, come abbiamo fatto poco fa, appunto avvia senza installare, proprio per essere super operativi immediatamente. Quindi ecco, in una situazione di assistenza reale, il cliente, quindi la persona che sta ricevendo assistenza, deve comunicare l'ID, eccolo qua, questo numero fornito qua sopra, a chi deve appunto collegarsi per fornire assistenza, che lo dovrà digitare in questo campo. Verrà così richiesta la password e avverrà la connessione con la stessa dinamica con la quale siamo abituati quando utilizziamo ad esempio TeamViewer. In questa modalità però quello che sta succedendo è che stiamo sfruttando i server intermediari forniti da Rust Desk, quindi fornito dal produttore del software, per stabilire la connessione fra i due PC. Esattamente come avviene con TeamViewer, con l'unica differenza che quando utilizziamo TeamViewer appunto è l'azienda TeamViewer a fornire i server di connessione, mentre in questo caso è Rust Desk a fornirci i server di connessione.
Ma uno dei punti di forza principali di Rust Desk è proprio la possibilità di installare anche questo componente su un nostro server, svincolandoci completamente dall'infrastruttura del produttore, a tutto vantaggio della riservatezza delle informazioni e anche dalla affidabilità, proprio perché potremmo continuare a utilizzare il servizio anche in caso l'infrastruttura di Rust Desk dovesse andare offline per mille motivi oppure essere intasata. Niente di tutto questo perché, appunto, scaricando il software Rust Desk Server e installandolo sul nostro serverino potremo appunto svincolarci completamente dal produttore. Come dicevo in apertura, questo componente Rust Desk Server rende al meglio quando è installato su un serverino Linux. Ora sostanzialmente hai due possibilità: puoi prendere un server cloud, come ad esempio può essere un VPS fornito da uno dei tanti fornitori appunto di server in cloud, oppure utilizzare un vecchio PC o addirittura un Raspberry Pi installato sulla tua scrivania oppure all'interno del tuo ufficio. I requisiti hardware di questo serverino sono assolutamente trascurabili, ti rimando all'articolo che ho scritto su turbola.it per tutti i dettagli. Basti dire per il momento che anche il taglio minimo, quindi quello che costa circa 5 euro al mese, fornito da Amazon e da tutti gli altri fornitori, è indicato come più che sufficiente per svolgere questa operazione. Ho dimenticato di dirti che per quanto riguarda la distribuzione Linux puoi scegliere quella che preferisci. Per quanto riguarda questa specifica guida e la video che hai davanti, io però ho utilizzato Ubuntu Server 22.04. Bene, a questo punto la prima cosa da fare è eseguire il login in SSH sul nostro server Linux, quindi sul server Linux sul quale andremo a installare Rust Desk Server. Se non sei esperto con SSH, ti rimando l'articolo che ho scritto su turbola.it con tutte le indicazioni passo passo per iniziare ed eseguire il login in SSH verso il tuo server. Io l'ho già preparato, quindi posso fare login verso il mio serverino, ecco qua, quindi SSH nome oppure indirizzo IP, e sono entrato sul serverino sul quale andremo ad installare appunto Rust Desk Server. A questo punto possiamo tornare nel nostro articolo turbola.it/3841, l'accesso in SSH l'abbiamo fatto, quello che dobbiamo fare ora è aggiornare completamente il sistema operativo, quindi aggiornare il sistema operativo e tutti i suoi pacchetti. Puoi utilizzare il comando che preferisci, ma il mio comando preferito è sicuramente zzupdate, quindi vado ad installarlo copiando appunto questa stringa di installazione che, una volta terminata, ci permetterà appunto di aggiornare tutto il sistema operativo e i suoi pacchetti digitando semplicemente zzupdate. Eccolo qua. Quindi, una volta terminato l'aggiornamento, il sistema verrà riavviato automaticamente. Non appena terminato il riavvio, come è successo a me, possiamo entrare nuovamente in SSH sul nostro server, eccolo qua, e provvediamo immediatamente a acquisire i privilegi di root digitando il comando sudo -s. Probabilmente ti verrà richiesto di digitare una password. Bene, è la password del tuo utente Linux, quindi l'utente Linux del sistema remoto. Una volta digitata la password, ecco qua, diventeremo root e quindi avremo pieno accesso al sistema. Ora, quello che vogliamo fare è entrare nella cartella home dell'utente root, creare una cartella di nome Rust Desk, entrarci e appunto vedere dove siamo posizionati. Ti ho già preparato tutto il comando qui nell'articolo su turbola.it, non devi fare altro che prenderlo e copiarlo nel tuo terminale, eccolo qua. Per scaricare i pacchetti di Rust Desk Server utilizzeremo curl curl, quindi se ancora non è installato fai apt install curl-y per installarlo immediatamente sul tuo sistema Linux. Arrivati a questo punto possiamo finalmente scaricare il pacchetto di installazione di Rust Desk Server. Purtroppo però gli indirizzi cambiano ad ogni nuova versione, quindi dobbiamo collegarci alla pagina di Rust Desk Server su GitHub, ti ho lasciato il link nell'articolo, per accedere all'ultima release disponibile. Da questa pagina, come vedi, ci sono molti pacchetti disponibili, proprio perché sono due pacchetti, che sono appunto due componenti di Rust Desk Server che dobbiamo installare, resi disponibili per varie architetture. Ora, se stai utilizzando un normale PC o un server con architettura x64, quindi quella standard, i pacchetti che ti interessano sono questi due qui, quindi Rust Desk Server HBBR, AMD64.deb e appunto l'HBBS che ci sta sotto. A questo punto quello che vogliamo fare è scaricare questo file qua, il primo pacchetto, sul nostro server Linux. Il modo più rapido di farlo è appunto copiando il suo indirizzo, quindi ecco qua che abbiamo copiato l'indirizzo del nostro primo pacchetto, poi torniamo al nostro terminale e scriviamo questo comando curl, appunto per invocare il comando curl -lo e rustdesk hbbr.deb, che è il nome locale
che vogliamo assegnare al pacchetto e quindi incolliamo l'indirizzo che abbiamo appena copiato da GitHub. Quindi questo è il comando completo per scaricare il nostro pacchetto. Ecco qua, non appena batto invio, il file viene scaricato nella cartella corrente con il nome appunto rustdeskkbar.deb. Ora vogliamo svolgere la stessa operazione per il secondo file, quindi di nuovo ci copio sopra, copio il nostro indirizzo, quindi l'indirizzo di questo secondo file, e poi torno alla linea di comando. In questo caso il comando per scaricarlo è appunto curl-lo, cambia solo il nome, mentre prima avevamo appunto hbbr, adesso abbiamo hbbs, che è il secondo componente di Rust Desk Server. E poi procediamo appunto ad incollare di nuovo il link che abbiamo appena copiato, battiamo invio ed ecco che viene appunto scaricato nella cartella corrente anche questo secondo file. Ora un rapidissimo riepilogo per vedere che sia tutto a posto. Torniamo al nostro terminale, digitiamo appunto ls per vedere il contenuto della nostra cartella e dovremo avere i due file che abbiamo scaricato poco fa, quindi hbbr ed hbbs. Eccoli qua, sono i due file che abbiamo scaricato poco fa. A questo punto, sempre dall'interno della cartella, impartiamo questo comando per installare automaticamente uno dopo l'altro tutti i nostri file che appunto si chiamano rustdesk presenti dentro alla cartella corrente. Quindi batto invio, ecco qua, e appunto viene svolta l'installazione automatica dei due pacchetti che abbiamo appunto appena scaricato. Una nota importante: qua sotto viene visualizzato questo messaggio che sembra essere un messaggio di errore, è veramente minaccioso. In realtà quello che è semplicemente un avviso, un notice che possiamo completamente ignorare, perché l'installazione di Rust Desk Server, se visualizziamo solo questo messaggio e non un altro errore, è andata a buon fine. Quello che l'installazione dei nostri file deb ha fatto è creare due servizi di sistema che sono appunto in esecuzione. Per verificare lo stato impartiamo appunto questo comando, quindi service rustdesk-hbbr status, che è il primo servizio, il primo pacchetto che abbiamo installato, e dovremo visualizzare qualcosa di simile a questo. Quindi appunto il nostro comando è qui, questa è la risposta del sistema, la cosa più importante sicuramente è questo active running, che ci segnala appunto che il servizio è in esecuzione. E in particolare vogliamo dare un'occhiata anche a questa dicitura enabled che troviamo quassù, significa che il pacchetto è stato installato, il servizio è attualmente in esecuzione e verrà riavviato automaticamente ad ogni boot del sistema. Quindi automaticamente, quando riavveremo il nostro sistema, ritroveremo il servizio in esecuzione. Perfetto, battiamo quindi Q sulla tastiera per uscire dallo status e verifichiamo lo stato dell'altro servizio, che si chiama appunto HBBS, quindi cambia solo l'ultima lettera. Diamo un invio ed è qua che di nuovo ci ritroviamo con lo stato del secondo servizio, che è active running ed è enabled, e quindi tutto va bene, siamo pronti a procedere con l'esecuzione. Di nuovo battiamo Q sulla tastiera per uscire. Due indicazioni molto rapidi ma altrettanto importanti: potresti dover configurare il tuo firewall. Ora, in particolare, per impostazione predefinita Ubuntu Server non attiva alcun firewall subito dopo l'installazione, quindi se non hai installato esplicitamente tu un firewall puoi saltare completamente questo paragrafo. Se invece hai attivato un firewall, fai riferimento all'articolo dove trovi i comandi per aprire le porte di Rust Desk Server su Uncomplicated Firewall, quindi il firewall fornito in dotazione a Ubuntu, oppure su IPTables. Un'altra nota importante: se hai installato Rust Desk Server su un PC all'interno della tua abitazione, quindi a casa tua, oppure nel tuo ufficio, probabilmente dovrai configurare l'inoltro delle porte dal router verso il tuo serverino. Qui di nuovo su turbolab.it trovi tutte le indicazioni per svolgere questa procedura. Però ripeto, questa configurazione ti serve solo se hai installato appunto Rust Desk Server in casa oppure in ufficio. Se hai scelto di utilizzare un server cloud fornito da un provider, appunto un fornitore di server cloud, questa configurazione non è necessaria. La configurazione del tuo Rust Desk Server è terminata, però ci servono due informazioni per permettere ai client di connettersi. La prima è l'indirizzo IP pubblico del server, e per scoprirlo appunto torniamo al nostro terminale. Qui sto simulando questa cosa sul server di turbolab.it, basta che impartisci questo comando, quindi curl di nuovo ipinfo.io/ip. Quello che succede è che appunto ti verrà stampato l'indirizzo IP, eccolo qua, questo è l'indirizzo IP del nostro server che per il momento devi segnarti e conservare perché ci servirà fra un attimo.
La seconda informazione che ti serve è la chiave crittografica del server, che permetterà di crittografare tutto il traffico scambiato fra i client connessi al tuo Rust Desk server ed è assolutamente fondamentale per tutelare la privacy durante lo scambio dei dati. Per scoprirlo torna appunto sul nostro articolo, scendi fino appunto al paragrafo visualizzare la chiave crittografica e copia questo comando, eccolo qua. Quindi puoi copiarlo, torna sul tuo Rust Desk server, lo puoi incollare esattamente così com'è ed ecco qua che ti verrà visualizzata la tua chiave crittografica, eccola qua. Quindi copiala di nuovo e tienila da parte perché dovremo configurare anche questa fra un attimo all'interno del client Rust Desk per appunto permettere la connessione crittografata al server. Bene, la configurazione lato server è terminata, possiamo appunto spostarci sui nostri PC per configurare Rust Desk Client per sfruttare il nostro Rust Desk server, svincolandoci completamente dall'infrastruttura del produttore. Bene, torniamo quindi qui sul PC di chi deve ricevere assistenza e svolgiamo la configurazione. In particolare quello che vogliamo fare è cliccare qui sui puntini e all'interno di questa finestra vogliamo copiare i dati del nostro server. In particolare questo è il nostro indirizzo IP, quindi l'indirizzo IP del server Rust Desk al quale il nostro client Rust Desk deve connettersi e l'altra informazione che ci serve è appunto la chiave crittografica per svolgere la comunicazione in modo sicuro. La chiave crittografica va incollata all'interno di questo campo chiave che troviamo qua sotto e a questo punto possiamo confermare. Ora dobbiamo svolgere la stessa identica operazione anche sul server del tecnico che deve offrire assistenza, quindi di nuovo apriamo il nostro Rust Desk, configuriamolo cliccando sempre qua sui puntini, a questo punto server ID relay, eccolo qua, e andiamo a copiare l'indirizzo IP del nostro Rust Desk server qui nel primo campo e appunto la nostra chiave crittografica nel secondo campo key. A questo punto la configurazione è completata e siamo completamente svincolati da qualsiasi servizio esterno. Fino a quando il nostro Rust Desk server sarà avviato con i servizi funzionanti e consentirà appunto ai client di connettersi, sarà possibile sempre svolgere sessioni di assistenza e controllo remoto senza nessuna dipendenza esterna. Ora una piccola ma importante precisazione: come chiaramente abbiamo detto, come abbiamo visto, dobbiamo svolgere una piccola configurazione all'interno anche del client del sistema che riceve assistenza. Ora chiaramente questo non è il massimo nelle situazioni in cui non sia possibile preconfigurare il client prima appunto di fornirlo al cliente finale. Pensiamo ad esempio a qualcuno che ci abbia richiesto assistenza al telefono e debba svolgere in autonomia questa operazione, questa procedura. È un po' scomodo. Fortunatamente ci sono modi di fronteggiare questa problematica e in particolare nella pagina dedicata della documentazione vengono citate due strade. La prima è di generare una build sfruttando appunto GitHub Actions, andremo a realizzare una copia dell'eseguibile con i parametri già preconfigurati con i riferimenti al nostro server Rust Desk e dopodiché invieremo questo specifico eseguibile compilato al nostro utente finale che potrà quindi farvi doppio clic e svolgere lo stesso flusso ma si connetterà immediatamente al nostro server Rust Desk senza bisogno di configurare altro. L'alternativa è quella di configurare delle variabili di ambiente all'interno del sistema operativo appunto con questi due nomi che appunto se saranno impostate verranno sfruttate automaticamente dal programma quando verrà avviato. Ora per il momento io non ho approfondito ulteriormente questi due aspetti, però con un po' di scripting e un po' di ingegno probabilmente si può ottenere un'installazione completamente automatica. Ti ricordo ancora una volta che se non hai voglia o tempo di smanettare con queste cose, da Supremo, che è appunto una soluzione preconfezionata, alternativa a TeamViewer, che funziona veramente bene ed è subito pronta da utilizzare ed è sicuramente ottimale per l'utilizzo professionale. Bene, da Zane di Turbola.it è tutto, come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia, internet, Windows, Linux, Bitcoin e tutto quello che orbita attorno al mondo tech, non dimenticare di cliccare sul pulsantone rosso iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare di attivare la campanella. Al prossimo video, ciao! Hai trovato il video giusto. Stavo morendo.